Stanno cambiando insieme ad altre norme che sono state inserite nella legge di stabilità. La legge che elimina la tassa sulla prima casa è una legge sacrosanta che lascerà nelle tasche dei proprietari di casa, di prima casa, circa 3 miliardi di euro e quindi ridà fiato al mercato dell'immobiliare, ma al mercato più in generale. Bene il fatto che sia sancito che un bene, la prima casa è un bene che non produce redditi e quindi non può essere tassato. Le altre norme, che sono ad esempio quella del leasing immobiliare, trovano una nuova forma giuridica per favorire l'ingresso alla proprietà delle giovani coppie e questo ci fa molto piacere perché per la prima volta dal 2011 ad oggi un governo rivolge lo sguardo nei confronti dell'immobiliare. Ci sono poi la detassazione per quanto riguarda gli affitti, cioè insomma ci sono un pacchetto di norme che oggi illustreremo che riteniamo molto molto interessanti, ma bisogna abbassare la pressione fiscale complessiva perché bisogna ritornare al fatto che gli investitori possano guadagnare oggi dall'affitto. Lei pensi che un proprietario di casa, ricevendo l'affitto, quando viene pagato appunto, inizia a guadagnare il 14 di ottobre di ogni anno, quindi ha solo un mese e mezzo di utile sul suo investimento. Noi prevediamo che per il 2016 vi possa essere un lieve aumento del numero delle compravendite e una stabilizzazione dei prezzi. Quindi questi due fattori, insieme al fatto che le banche concedono mutui a spread molto interessanti, ci fanno pensare che una lieve ripresa ci possa essere.